Grazie per la cena. Gaku, si può sapere chi ti prende? Dimmi la verità! Hai mangiato solo la metà di quello che mangi di solito! Cos'hai, papà? C'è qualcosa che non va? Mi è solo passato un po' l'appetito. Cosa? Non dirmi che hai la febbre? No, non credo, Kiki. Fammi sentire, non mi sembri caldo. Ti assicuro che lo percepirei se avessi la febbre. Non so spiegartelo, stavolta è una sensazione un po' diversa. Non capisco, è una situazione insolita. È la prima volta che ti vedo mangiare così poco da quando ti conosco. Avanti, dimmi cosa ti succede. Ecco, non volevo dirtelo perché temevo di farti preoccupare, ma... Torni a trovarci! Maiale, pollo, vitello, agnello... Cavolo, ho dimenticato di comprare la carne di cavallo! Torno indietro. Che succede? Ehi, ma come mai non ci riesco? Non riesco quasi a controllare il mio corpo! Girati ora! Salvo per un soffio! Caspita, che bernoccolo, papà! Ma che strano! E cosa pensi te lo abbia procurato? Eviterei di andare dal dottore. Di sicuro dei normali medici non potrebbero capire cosa sta accadendo al tuo corpo. Mi è venuta un'idea. Perché non vai a spiegare questi episodi al recchiaio? Tranquilla, non sarà nulla di grave, non ce n'è alcun bisogno. Volete davvero che ci vada? Sì. Va bene, allora torno presto.